Mirko Gaverini, ricordiamo quali erano gli obiettivi del convegno di oggi che tra l'altro ha registrato un'ottima affluenza. Gli obiettivi erano far comprendere come il fenomeno dell'invecchiamento, che ormai non è più un fenomeno del domani, ma è un fatto che si sta realizzando, è un fenomeno che comporta dei cambiamenti e delle ricadute sia nei confronti dei parenti che anche delle comunità, oltre che delle strutture che gestiscono questi servizi, che ovviamente coinvolgono e pretenderanno delle nuove risposte. In questo modo si sono affrontati vari aspetti. E si è capito, penso anche in modo abbastanza chiaro dal riscontro della gente che partecipava, che comunque è un fenomeno non solo di Clusone, che interessa tutta la regione e tutta l'Italia, e questo sarà un tema da affrontare sicuramente anche con altri appuntamenti. Assessore, lei oggi ha lanciato una proposta relativa soprattutto a chi in futuro pensa di magari dover ricorrere a delle case di riposo. In che cosa consiste? Beh, io mi rendo conto che la proposta che ho lanciato oggi è una proposta un po' difficile da comprendere, soprattutto dal punto di vista tecnico. Ad ogni modo io faccio riferimento ad alcune disposizioni del codice civile che prevedono la possibilità di destinare una parte del proprio patrimonio per esigenze future. In particolare mi riferisco agli atti con destinazione specifica in base ai quali la persona, se lo ritiene, può far sì che i frutti o lo stesso capitale che oggi dispone venga vincolato per il futuro per far fronte alle esigenze finanziarie che nella età magari più avanzata potrebbero richiedere. In particolare, per esempio, chi ha delle case, chi ha delle disponibilità di beni mobili registrati potrebbe vincolarne una parte per il mantenimento un domani presso strutture pubbliche con cui magari fronteggiare il pagamento delle rette che sta diventando un problema veramente ingestibile sia per la persona che lo deve sostenere, sia per gli enti che devono concorrere a partecipare alla spesa. Orazio Amboni, responsabile welfare della CGIL di Bergamo. Quali sono le possibili vie d'uscita da questa situazione che si è creata qui a Clusone, ma non solo, perché riguarda anche altre case di riposo, pensiamo anche solo al caso di Gazzaniga? Beh, prima di tutto un diverso atteggiamento della Regione. Noi pensiamo che la Regione Lombardia debba intervenire come ha promesso ai sindacati, con maggiori investimenti sulla non autosufficienza. Quindi chiediamo alle case di riposo e ai comuni di congelare gli eventuali aumenti in attesa che si concludano le trattative che sono già in corso con la Regione Lombardia. Chiediamo poi ai comuni del territorio di poterci sedere intorno a un tavolo per discutere, perché pensiamo che devono essere rivisti i regolamenti. Da quanto si è visto anche nell'assemblea che c'è stata oggi a Clusone, l'idea di scaricare sui comuni limitrofi le spese relative alla struttura, all'edificio, non ci pare giusta. Ecco, si tratta di trovare un equilibrio fra i vari comuni, prevedendo un regolamento che aiuti le famiglie in difficoltà, quindi facendo salva la situazione di chi non riesce a sostenere le rette, e poi ridistribuendo nel tempo con una gradualità gli eventuali aumenti, anche in relazione a quanto arriverà dalla Regione. Siamo contrari a colpi di mano improvvisi, ma graduare nel tempo in modo ragionato e concordato a livello territoriale con tutti i comuni.